sapete cosa vuol dire zero voglia, lo sapete? Secondo giorno dal Venga. Ci siamo alzati adesso, ragazzi. Secondo giorno, poi dal Venga. Il primo? Ieri si è presa tutta l'acqua. Faccio la te ora. Ma vedete come io sono ancora in abbigliamento del pigiama, come potete vedere. Guardate che pantaloni americani che ho io. Ma tu non puoi fare queste cose però alle 8:40 di mattina. Che ore sono? 8:45. Non vedo l'orologio. Comunque 8:45. Allora, voi vedete che questa è, sembra un po' una casa universitaria, se una camera universitaria. Carina, molto carina. Inquadra anche i dettagli. Vedete come siamo ridotti? Cornetto al cioccolato, caffè macchiato e questa è la prima colazione di Albenga. Pensate le altre, pensate. Soprattutto sul Giro d'Italia, anche il ricordo di grandi campioni, tra cui anche Marco Pantani, veramente bello. Qui c'ho sempre un po' di scritte, naturalmente, come potete vedere. E intanto qui ci stiamo avviando verso una meta, ovvero il mare, ma qui sembrerebbe essere alla stazione, il mare alla stazione. Quando mai, attenzione, c'è una bicicletta che ti può mettere sotto, quando mai abbiamo visto il mare alla stazione? Mai visto. Siamo giunti alla spiaggia di Albenga con l'isola della Gallinara. Il bar pub La Dolce Vita, con le immagini del film alla Fontana di Trevi, queste immagini qui. Giornalino al taxi shop!
freddo se. Andrea, ma vai! Come si taglia con questa rotella? È profonda. Sta scavando. Non si taglia nemmeno. No, si taglia, non la tagli. Ammazza. E questa è quella più piccola. Pensa, pensa a quella piccola. Quella grossa. La grande più piccola. Il momento caffè. Il momento caffè shakerato. Macchiato. Macchiato e shakerato. Ora direi se è caldo, tiepido, bollente. Farei l'analisi di questo caffè. Prima ci si mette lo zucchero. Anche se non è quello di canna, va bene lo stesso. È quello bianco, tipo neve. E adesso sentiamo se è caldo.
vuole avere mescolato pura. Mi fa piacere ricordare un famoso film del grande Francesco Muti, dove in Madonna che silenzio c'è stasera, a Novello Novelli, quando lui prende il caffè, mi chiede il caffè e lui fa a un certo punto: tu mi ci hai messo il caffè? I ginger, perché non ti piace? Ma caldo com'è? No, va bene, diciamo che quello che ho preso alla stazione ieri, veramente ho chiesto i danni, sappiate, Per bruciare al palazzo? Perché praticamente per due giorni ho dovuto tenere la lingua in acqua del mare, perché era talmente bollente. Però guarda, devo dire la verità, però il caffè al mio Barretto non lo batte nessuno. E saluto gli amici del Barretto, spiaggia che si vede dal vento, ancora diversa dalle due precedenti. Con la stazione ferroviaria, con il treno. La merenda delle un quarto alle sei. Vedete la cosa più genuina di un quarto alle sei? Una chefs dissecante con questi 30 gradi che ci sono, ma mica si va a pigliare un cappuccino e una torta. Io prendo torta della nonna, 3,50 euro e un cappuccino. Ma però anche l'acqua fredda. E anche l'acqua. Quella va bene, quella che disseta. In realtà disseta di più il caldo, il liquido caldo? Sì. Sì, è vero, perché qui siamo nell'ambiente caldo, cioè ne ho provato io ieri sulla mia pelle, mi sono bruciata anche la lingua, quindi per cui ecco perché un picchio cappuccino a quarto alle 6. Furgone del teatro dei Burattini. Una sfinge nel parco di Alberto. Centro storico di Alvenga con il campanile e le torri.
a Firenze è diverso. Molto diverso, come dire. Aperitivo di Piazza San Michele, aspettando il concerto di Paolo Iannacci. Ci era detto si doveva mangiare meno ieri sera e praticamente ci si ritrova. Due taglieri di toast e pizza. Ecco, questi sono i musicisti. Aspetta perché c'è... Ok, è finita. Manca solo un piattino per l'aperitivo. Questa parte non posso raccontare, ci abbiamo questa parte. Grazie mille. C'è un upgrade del cibo. È venuto anche il toast e questa roba per tre. Patatine, salame, focaccine, snack. Ha detto che si deve mangiare meno, invece guarda tanta roba c'è, meno male, 15 euro a testa. Mica poco? Mica poco. Il prezzo? Io. Come difficile.
Diavolo, pizza e cucina.